Finalmente a casa. Aia, aia. Che succede? Che cosa? Sono tornato, mi hanno dimesso una settimana fa. Comunque stavo per morire. Fortunatamente un tizio è morto e mi hanno dato il suo cervello. Stavo per morire, però tranquillo, so tutte le nostre avventure. C'è un problema. Non Qual è il problema? era il cervello di un tizio. In che senso? Non mi dire. Oddio mio, quindi sei ricercato? Sono ricercato. Non mi dire che hai ammazzato Laila. No, no, Laila. Però Laila aspetta. Vabbè, comunque ci sono dei problemi. Comunque, Di sentimi, cercare. a parte Laila, ci sono dei problemi più gravi, ovvero la fiamma oscura. Comunque ti stavo dicendo, tu senti mentre cagni o pisci. Ti stavo dicendo, c'è un problema più grave, la fiamma oscura, non la sento da tantissime settimane. Sì, e non sta intendendo, ho paura che stia architettando un piano. Mi preoccupa tantissimo questa cosa. Comunque vai fuori, devi raccogliere le verdure. No, no, io sono in bagno. Vabbè, raccolgo domani. Io intanto guardo un film, dai, che dopo dobbiamo fare delle commissioni. Sì. Vuoi chiudere la porta che è aperta, che qua ci entra qualcuno in casa, No, altrimenti? lascia fuori, Vabbè. Io intanto guardo il film, eh. Guardo il film. Ma hai visto il nuovo film che è uscito? 911 Hospital Grey. È praticamente. C'è un tizio che si è buttato dall'elicottero. Ed è morto. va bene. Ehi, ma c'è uno fuori. Sarà una sua illusione. Io ti giuro che c'è uno fuori. Boh. Sarà quel che sarà. Forse è un'illusione. Oddio! Oddio! C'è uno fuori! Mistero oscuro! E c'è un poliziotto fuori la porta! Oddio! C'è un poliziotto fuori la porta! Oddio! Ha ammazzato il tizio! Gli dico cosa vuole. Sta andando di sopra. Oddio! Che è successo? L'ha preso anche me. Sta scappando, lo inseguo, lo inseguo. Oddio mio. Gala! Ha preso il nostro DNA, chi era? Ha preso
della fiamma. Oddio. Comunque è scappato, qui fuori non ci sta. Io sono sceso. Ok, sto rientrando. Dove sei? Eccomi. Sei. Oddio. Hai capito cosa ha fatto? Ha preso il nostro DNA. Col nostro DNA, se è qualcosa della fiamma oscura, potrebbe creare dei cloni. Già. No. Vabbè, allora, prima cosa dobbiamo andare a vedere Laila. Sì. Ok, posso guidare io? Sì, sì. Un attimo, faccio spazio un attimo alla macchina. No, no, andiamo con una macchina, altrimenti... No, infatti è quello che stavo facendo. A parte mi devo comprare un furgone, un furgoncino. Però mi fai tu da navigatore, cioè di... Anzi, no, prendi tu la macchina, prendi tu. Perché così quindi tu sai dove sono le varie strade. Io in questa città sono solo un novellino. Beh. Esci tu, lo so io. Sali. Eccomi, aspetta. Aspetta. Sto prendendo. No, Aspetta, fammi andare a vedere chiusa la porta. Va bene. No. Ok, l'ho chiusa ora. Sali tu. Vai, E chiudi il garage, sennò ci rubano le macchine. Sì. Devo passare a fare benzina. Oddio. Ci sono congelate le ruote. Fa così tanto freddo qua, Brooklyn. Brooklyn. Brooklyn si chiama. Cavolo. No, no. Che è successo? Ci sono congelate le ruote. Sono congelate le ruote. Oddio mio. Vabbè, qua dietro dovrei avere qualcosa che forse non ti piacerà. Eh? Ok. Faccio teletrasportare la macchina a casa. Sali. Oh mio Dio. No, no, vado. Vengo pure in sedia a rotelle, dai. No, 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 sali! Ma in questa città devi... Ma poi prendimi bene, così mi fai girare la testa! Vai. Ok. Ok. Beh, è l'unica cosa che ho. In caso non voglio ritornare, perdono. Dobbiamo andare anche... Dopo però andiamo un attimo a casa, prendiamo un attimo la macchina e dobbiamo andare a vedere un po' dove si trova il laboratorio di questa macchina. C'è una festa, ma non c'è tanto da festeggiare per ora. No, no, non mi interessa niente da festeggiare, non festeggeremo niente. Perché non rubiamo una di queste macchine? No, no, non siamo delinquenti. Non scendere ora, non scendere. Ah, comunque io ho portato il binocolo, vedo se riesco a vedere qualcosa col binocolo. Anch'io. No, no, vedo io, dai. No, no, ce l'avevamo tutte e due. Ce l'ha dato, non ti ricordi? L'ultima volta ce l'ha dato l'angelo. Ok, io oltre al cimitero, non mi sembra che ci sia altro sulla scuola. No, non c'è niente. No. Ok. Aiuto. Ma no, dove stiamo andando? Nel laboratorio del... Oddio mio. Le armature! Armature! Ci sono gas tossici qua dentro. Me la metto io. Ma non so se te ne sei accorto.
come dire, stranamente mi sono tornati i poteri. Purtroppo no. Guarda. Comunque io ho una nuova armatura, questa qua arcobaleno. La vedi? Comunque però la maglietta è cambiata, non è più, no, non è più quella H24, pure a me muore la maglia arcobaleno, però tutto il resto come prima. Prendi i fucili. Aspetta che sto... Ecco qui, questa maglia mi dovrebbe dare potere. Prendo i fucili. Ma qui c'è tantissima gente. Ma sai che sono gli scagnozzi? Che è successo? Anche quelle possono usare. Ragazzi, scatenate, scatenate l'inferno. Oh diavolo, la fiamma oscura. Vai, chiudi. Continuando a mostrare.
è andata? È pieno di cagnozzi! È troppo pericoloso andare lì. Senti, lì non andiamo. In questi giorni, stanotte, quando non ci sarà nessuno, dobbiamo andare, ma non in laboratorio. Ti ricordi dove siamo spawnati la prima volta? Sì. Sì, dobbiamo andare a controllare per lì. Però questa notte, quando non ci sarà nessuno. Aspetta il mio telefono. L'ho messo. No, purtroppo no. Stavo facendo altre cose. Oh, non la ritroveremo mai. Mi sento in colpa. Senti, Gala, sai che te... Ora, cioè, ora andiamo a controllare, ok? Andiamo. Perché forse so... Ciao. Andiamo. Era il territorio di Laila. Okay. Togliamoci le armature. Sì, vero. Mi raccomando, io conosco le strade per evitare il quartiere per andare nella fattoria. Non andiamo nel quartiere, ora ci sarà pieno di scagnozzi che ci cercano. Ho un'idea. Voglio dirti, le armi a me non funzionano, quello. Vedi? No, cioè, oh, no, non funziona. Aspetta. Aspetta. Vieni qua. Vieni. Andiamo. Vieni, togliela. Ok, aspetta. Sei sicuro? Sì, togli. Stop. Tieni delle armi sempre alle braccia, alle mani. No, a me le armi non funzionano. Vabbè, allora lo batterò io. Guido io ancora. Guarda che cosa c'è. Apertura. Oddio mio. Però loro non sono scagnozzi. Se entrano e ammazzali. Una entrata. Uccidila. Dovrebbe essere uno scagnozzo. Dov'è? Il garage. Arrivato tutti i miei risparmi. No. Il suo bamboccio mi è entrato in macchina. Ok, l'ho investito, l'ho schiacciato. Ok, l'ho ripreso, l'ho rimesso nella... Oddio, perché sei caduto? No, mi ha messo un attimo. Andiamo. Con i richi a lei ora sono falsi, vero? Sì. Dobbiamo andare là! No! Fai lasciamo! No! Scusami, se sono un po' brusco. No! Di qua? L'apertura, qua dentro, qua! Dove? Ah! Ma lì c'è la pista dell'aereo, cosa vuoi fare? Aspettami! Prendo anche io una macchina. Ok, meglio che non andiamo insieme. Ma sei sicuro che... Vieni. Allora, già. Seguimi, devi seguire me. Devi stare io sempre dietro me. Tutto quello che fai tu. Di qua non dovremmo passare per la città. Perché ti sei preso la macchina per anziani? Perché non ho altro, quell'altra si trovava per le ruote. Mentre io, sai quanto tempo ci è voluto per prendermi questa? A parte che io tengo l'assicurazione, quindi se mi faccio male, volontariamente e involontariamente, mi danno i soldi. Poi non è la macchina dei vecchietti, sono mitragliatrice. Ah?
Guarda, andiamo. Vabbè, la macchina. e la mia affoga con gli scarichi. Attento! Pietro, dimmi. Sei? Sì. Un attimo in alto. Noi ora stiamo trascurando il come si chiama? Il DNA. Come facciamo ora? Allora, senti, lui ne ha preso in piccole quantità di DNA. Quel piccolo DNA lo deve prima decifrare tutto. Poi ho sentito che ci vuole mezz'ora per fare allora, i giorni. Per il nostro DNA che ha preso, l'ha preso in liquido, quindi prima lo deve essiccare, poi lo deve decifrare e poi deve creare l'impronta. Quindi penso che 5 o 6 giorni ci vogliono per fare un clone. No, ci vogliono 3 settimane. Per farne uno, quindi pensa quante settimane ci vogliono per ne fare 5 o 6. Però no, 3 settimane. Ti devo dire solo una cosa. Ti devo dire solo una cosa. Non farti mai prendere l'impronta digitale, perché se ti prende l'impronta digitale ne fa 5 ogni ora. No. Ok. Laila. 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 No, ogni canzone. Laila. Dove è andata? Dove sta? Ho preso una pozione di invisibilità. Non voglio farmi vedere. Cos'è successo? Abbiamo uno scagnotto della fiamma oscura, credo. Mi ha preso del DNA e mi ha bruciato la faccia. No. Come dobbiamo fare? Stiamo andando di male in peggio. Cavolo, Laila. Il bello è che Laila ci serve. Per il combattimento finale ci serve per il combattimento finale. Veramente non vuoi farti vedere? Dai, ti giuro che non ti giudichiamo. Ti giuro che non ti giudichiamo. Gala, giurami che non lo giudichiamo. Oddio, mi sento male. Mi sento male. Non mi sento bene. Una settimana dopo. Chi è? Cosa è successo? Pietro? Che c'è? Chi siamo? Dove siamo? Chi è questo? Che cos'è questo posto? Pietro, sono io. Che cavolo è successo? Laila. Andate a quel paese. Perché? Sapete che c'è? Io me ne vado con il mio amore. No. Sei andato con l'angelo. Che sangue. Oddio! Gala, ma che è successo? Dove sei, Gala? Sono qua. Signora è morta. Signora? Sono morti pure loro. Aspetta, c'è un mio amico. Provo a chiamare lui se ne intende.
aspetta. No. Sono morti. No. Sono morti tutti. Solomon. Solomon. Non risponde. Non lo so. Non mi dire che siamo rimasti gli unici. Cavolo. Chiamo la mia ragazza. Ma che diamine? No, scusami. Chiamo mia madre. Ciao ragazzi, sono la Femme Oscura. Ho ucciso tutti i vostri conoscenti, così sarete da soli. Buona permanenza. Me ne manca uno. Guardia, non schianto. Vai. Bene, Pietro. Sei rimasto solo. Mi piace. Pezzo di merda infame. Ti ho rubato l'amore e la tua vita. No, Gala. Ora, tanto io so dove sei. Adesso vengo. Se devo raggiungere Gala, lo raggiungerò adesso. Ah, allora, per di trovarlo. Mi devi dare la tua impronta digitale per farmi creare tutti i cloni. Sai che c'è? Anzi no, vedi meglio. Speriamo. Affrontami. D'accordo. Tanto noi abbiamo un ingrediente. Ci vediamo a casa 24. Va bene. Galactus. Mi dispiace, dovrò usare i poteri dell'angelo. Userò i poteri dell'angelo. Oddio! La mia macchina è uscita fuori strada. Mannazzina, questa non ci vuole. Io lo affronterò. Il tempo che vado a farmi i poteri dell'angelo. E lo affronterò. Lo indebolirò. E lo farò fuori. Gala, conta su di me. Sto venendo a salvarti. Farò la guerra. Una volta e per tutte. Bene, io sono quasi pronto per battermi. Ci vediamo tra poco, Pietro. Okay. Io sono già lì. Sto arrivando. Fai in fretta? Non vorrai ritirarti con un pappamolle. Pezzo di merda. Ma tanto io lo so, allora. Le chiavi della casa di Gala, eccole qui, ok. Allora, se mi ricordo bene le avevamo messe qui. Eccole, l'antidoto dell'angelo, potere finale dell'angelo. Eccolo qui, potere nel caso di emergenza. Mi farò il potere nel caso di emergenza. I finali li lascerò lì. Quindi, me lo inietto. Oh! Ah! Ecco qui. Me lo sono fatto. Ora mi tocca solo prendere i poteri. Fiamma Oscura, stai per morire una volta e per tutte, mi sa. Sto arrivando. Allora, mi potenzio al massimo e poi la sconfiggerò. La farò fuori. Allora, mai arcobaleno. Arcobaleno, pantaloni sempre arcobaleno,
occhiali di protezione max. Anzi, occhiali più visiera protettiva e infine il potere finale, ovvero l'aureola. Allora, qui non c'è l'aureola. Se non trovo l'aureola non posso andare. Allora, chiamo Gala del... Chiamo Gala. Gala! Gala! Dove si trova l'aureola? Eola! Dove si trova l'aureola? Wow, è comparsa! Infine ci vorrebbe anche l'aureola, quella lì che si mette in testa. Ma però quella lì non la trovo. Però, in effetti, disse... Eccola! Siamo sulla... Pronto? 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 Io sono già qui, muoviti, Sto arrivando, sono spacca, qui. molla. Le armi per affrontarlo sarà questa pistola che sembra una normale pistolina, ma non lo è. I poteri per teletrasportarti, perché non voglio stare qua ad aspettare Pinocchio che non sa battersi neanche. Vedrai, pezzo di merda. E Vieni, dove? vieni! Io A sono casa già pronto. 24 non ci sei nemmeno tu, poi. Ah, ecco. Finalmente vedrai la mia forma umana. Ciao! Ah, via! Pum! Pum! Granate massime! Cium, cium. Non mi fai un cazzo! Cium. Questo ti indebolirà un sacco! Pezzo di... cosa ti dico? È bello combattere contro di te, perché mi sono fatto i poteri dell'angelo. Quindi, uguale vita infinita, pezzo di merda! Non mi fai un cazzo! Spara, spara! Spara quanto vuoi! Intanto tu l'armatura non ce l'hai! Vai sul lavoro! Te! Ti sto indebolendo, vedo che ti stai indebolendo! Pum! 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 Vedo che ti sei bello indebolito! E adesso... Sai il mazzo che si abbasse, Mole mi fa un cazzo! Intanto tu stai ricaricando! Che c'è? Scappi! Muori! Si tocca! Devi combattere con gli abbracci! Tieni l'abbraccio! Tieni il suo... Tieni! Ti sto indebolendo! Tieni l'abbraccio! Tieni un altro abbraccio! Tieni un altro! Prenditene un altro! E adesso il colpo finale, che ti indebolirà per un bel po'. Ora che ti ho colpito, 3, 2, 1...
Gala. La fiamma oscura ti ha rapito, lo ha indebolito tantissimo. Gli rimane 5.991 di vita. Lo stiamo indebolendo pian piano. Lo scontro finale si avvicina. Però purtroppo devo comunicarti una bruttissima cosa. Per non farmi uccidere, perché altrimenti sarei già morto, ho dovuto usare metà dei poteri dell'angelo. Ma non gli originali, non l'antidoto quello là che ti rende super forte. Ho usato i poteri che si usano in caso di emergenza. Purtroppo dovrò rimanere per un bel po' così perché scadono domani. Ah, ok. Quindi l'abbiamo indebolito, mi stai dicendo, vero? Okay. L'ho abbracciato tantissimo. L'ho fatto diventare minuscolo. E inoltre tutti i suoi scagnozzi sono morti. Siamo un... Cosa è successo? Ah, così impari. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Lo sono stordito. Non è che io... Tolto la memoria. Pezzo di merda, cretino bastardo, ignorante, pezzo di merda. Che tua madre quando ti ha partorito si è messa per 1000 giorni in lutto. Pietro, io mi ricordo ancora di te. Aspetterò qui con te. E mal che vada, verrò con te. Aspetterò qui, vicino a te. Ma ricordati solo una cosa. Gli eroi non possono morire. Lo so. Pietro, sono vivo. Lo scontro finale, Pietro, si sta avvicinando. Lo so. Ormai siamo un passo dalla fine. L'ho indebolito tantissimo. Penso che non lo rivedremo per un bel po' di mesi. L'ho fatto minuscolo minuscolo. Pietro, c'è un problema. Dimmi. Lo posso dire. No. Che diavolo è successo? Vado a casa 14 se vuoi venire. Ma che diavolo ha fatto? Mi toccherà spiarlo. Quindi... Vieni a casa 14. No, non posso venire, devo fare delle cose. Se vuoi vengo voglio per 2 minuti. Ti devo mostrare una cosa. Ok. Dai, fai in fretta che devo andare. Devo andare a lavorare. Guarda, ho comprato una nuova casa. Wow, è bellissima. Guarda, via a vedere. Guarda. Seguendo. E anche qui. Vieni qua dentro. No, no, sali, fammi vedere, voglio vedere se è quello che fa. Vieni qua dentro! Vieni! Chiudi il pulsante. Ok. È bellissimo. Ok, però posso mettermi un attimo a riposare? Vai. Aspetta un secondo, torno subito. Pietro, sono stato dall'allievo quando sono scomparso. Cos'è successo quando sei scomparso? So dov'è il laboratorio. Vabbè, quindi mi stai dicendo che ora noi siamo in una casa di lusso con il demone che quasi sconfigge. Con il demone che è stato quasi sconfitto. Il laboratorio, Pietro, dimmi. Il laboratorio
di laboratorio? È nella mia testa. Oddio, quindi non possiamo più entrare. Cioè mi hanno veramente ieri notte mi hanno operato, non lo so. Secondo me quando sono svenuto mi hanno operato e mi hanno messo il laboratorio. Non ti preoccupare, troveremo il modo di farlo uscire, però c'è una cosa. Ovvero, lo scontro finale si sta per avvicinare. Già. Andiamo giù. Però c'è anche un'altra cosa che è certa. È ancora troppo presto per lo scontro finale. Vieni giù. Lui vieni come... giù. Sì. Dopo, dopo. Un secondo, arrivo. Sono sceso. Dove sono? Ancora sopra? Dietro. Aspetta, non ci riesco! Ecco qui. Vai! Quindi, Gala, le ultime cose poi devo andare a lavorare. Allora, quindi, facciamo un attimo il... Aspetta. Facciamo un attimo... Aspetta! Un attimo! Ok. Nel frattempo che tu sali e fai cose, io ti faccio il riepilogo della situazione. Allora, quindi... i poteri se ne stanno andando finalmente perché sono comodi, però in caso mi danno fastidio. Ecco qua. Vieni un attimo su, vieni un attimo su. Anzi, stai giù, vai a lavorare. Va bene. Vai a lavorare. Aspetta, devo dirti prima una cosa. Dove sei? No, me la dici. Te la dico mentre me ne vado. Allora, siamo ad un punto vicino allo scontro finale. Siamo arrivati al punto che... Wow, c'è anche il garage grandissimo in questa casa. Puoi aprirlo? Grazie. Quindi, facendo il recap della situazione, stiamo per arrivare... Vai, chiudi. Stiamo arrivando allo scontro finale. Il demone è quasi morto. Cioè, quasi morto. Oddio, sta ancora molto in vita. Poi abbiamo sconfitto solo lui, però lui si rigenera. Ancora i nostri DNA. E di sicuro di questo tempo gli ha già fatto spawnare un paio di cloni. Quindi, ricapitolando, dobbiamo prendere il... Dobbiamo andare più tardi a prendere il nostro DNA. Però dobbiamo farlo di notte, mentre lui dorme. Dobbiamo riprenderci il nostro DNA e non farci vedere, in modo che gli togliamo la possibilità di spawnare ulteriori scagnozzi. Inoltre, quantomeno se l'aspetterà, prima dello scontro finale gli distruggeremo il laboratorio, quello lì che ha in clinica. Poi... Ma faccio una testa! No, andiamo... c'è anche ancora il laboratorio in clinica, la sua base è quella per entrare nella tua testa e impossessarti. Distruggeremo... Vai al lavoro! Distruggeremo quel portale. Va bene. Fatti trovare pronto. Quando vengo andiamo a riprenderci i nostri DNA. Ok. Grazie, vado al lavoro. Io mi avvento solo nel laboratorio. È rischioso, ma lo farò. Non posso permettere che il demone tenga i nostri DNA. Quindi come devo dire? Vado nel laboratorio.